pochi anni ci saranno meno medici. E questo è un altro problema che abbiamo, mancano gli infermieri, che si calcola che in Italia manchino quasi 40.000 infermieri, e mancheranno i medici perché non c'è stata una programmazione adeguata, ci abbiamo messo dei numeri chiusi troppo stretti e non avremo i medici di cui abbiamo bisogno. Quindi li dovremo importare dall'estero, a meno che non cerchiamo di aumentare non soltanto il numero dei medici, ma anche il numero delle possibili specializzazioni, perché noi abbiamo un certo numero di medici e poi le specializzazioni sono molto poche rispetto al numero dei medici. Dobbiamo aumentarle perché ci sono dei campi come in anestesiologia, lo dice anche la stampa proprio in questi giorni, ci mancano gli anestesisti, ci possono essere i migliori chirurghi del mondo, ma senza anestesisti non si fa niente. E quindi, e noi non abbiamo anestesisti, soprattutto nel periodo in cui giustamente anche i medici devono prendere un po' di vacanze, non ce n'è più a sufficienza. E quindi sono problemi che bisogna risolvere molto rapidamente. Io credo di poter dire che la Lombardia sia l'unica regione che ha un investimento che può essere paragonato a quello della Germania, delle principali nazioni. La Lombardia deve comunque concentrarsi, mantenere, se possibile, migliorare il livello di investimenti, perché come ha detto il professore, come anch'io più modestamente sostengo, il futuro è soltanto nella ricerca, nell'innovazione e nel capire che si deve cogliere questa grande opportunità che la Lombardia può avere a sua disposizione. Presidente, il professore ha detto che il numero di medici attualmente è basso, rischia di esserlo ancora di più avanti, e ha detto che dovremmo ricorrere di conseguenza a personale straniero, anche per il personale infermieristico. Cosa si può fare? Vede, quella è una cosa che stiamo sostenendo anche noi, ma sono contento che l'abbia detto il professore, perché noi lo lamentiamo da tempo, ma nessuno dice e fa assolutamente niente. Io credo che sia una cosa che ha dell'incredibile. Abbiamo necessità di più medici e abbiamo le università che pongono il numero limitato delle iscrizioni. È una cosa che non ha veramente senso. I ragazzi, ci sono tantissimi ragazzi che vorrebbero iscriversi a medicina e che devono sottoporsi a una serie di test per poter entrare nelle facoltà. Allora io credo che su questa cosa il governo per adesso, un domani se dovessimo avere più autonomia, con l'autonomia dovremmo fare delle scelte diverse. Io credo che in realtà ci sia molto altro, ci sentiamo dire ormai tutti i giorni in regione, su tutti i fronti, mancano i medici, il problema è il numero chiuso. Sappiamo benissimo che se anche apriamo il numero università domani andiamo a regime tra 10 anni, sappiamo benissimo che in realtà i medici ci sono, ma oggi fanno altre scelte. Questo sviluppo scriteriato del privato accreditato a scapito del pubblico è stato devastante. Oggi i medici fanno scelte diverse, quindi scelgono un contratto in convenzione per la libera professione anziché il contratto dipendente, quindi scelgono di andare in strutture a media e bassa intensità di cura, quindi i medici ci sono ma fanno scelte diverse. Il pubblico è stato letteralmente massacrato con questa scelta di sviluppo scriteriato del privato accreditato.